Ciao ragazzi, buonasera a tutti, benvenuti al mio talk. Velocissimamente due parole, a chi è dedicato? Cioè, il mio talk è dedicato essenzialmente a chi non scrive test o chi ne ha sentito parlare ma di fatto attivamente non lo fa ancora, oppure a tutti coloro che ci sono cimentati ma non hanno avuto dei grandi risultati, quindi hanno investito del tempo, non hanno avuto risultati, qualcuno magari ci sta provando, qualcuno ha abbandonato. È dedicato a tutti voi, questo talk essenzialmente. Anticipo già che probabilmente un tester esperto potrebbe anche annoiarsi per mezz'ora, ve lo dico prima. Altra cosa che volevo dire, come ha detto Matteo, sono un Cypress Ambassador, ma è una conseguenza, cioè non sono qui a raccontarvi che Cypress è bello e a farvi una marchettata. Io ho cominciato ad usare Cypress perché, per una serie di motivi che vi vado a spiegare. Ho cominciato a parlare attivamente di best practice di testing e come usare Cypress per poter implementare, diciamo, queste best practice, e poi di conseguenza ho conosciuto il team di Cypress, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non sono qui a fare marchettate. A me Cypress piace perché soddisfa una serie di requisiti che servono in ambito testing. Velocemente su di me, come ha detto Matteo, sono senior front-end developer. Lavoro da remoto per Workwave, qui trovate tutti i miei link sui vari social, eccetera. Non vi preoccupate troppo di prendere note perché sennò perdete le slide. Uno, perché il talk viene registrato, due, perché poi vi mando il link dove trovare le slide, che sono comunque pubbliche. Cominciamo. Comincio dalla domanda più semplice. Perché dovreste testare? Perché bene o male lo sappiamo tutti il perché dovremmo testare, però mi serve per il talk e voglio comunque risottolineare alcuni punti chiave. Allora, dovreste testare perché? Prima di tutto perché i test automatizzano i vostri controlli manuali. Voi comunque, quando scrivete un applicativo front-end, continuate, ricontinuate, ricontinuate a testare manualmente il vostro applicativo front-end. I test automatizzano questi controlli. Non solo li automatizzano, ma sono anche molto più veloci di voi. Io penso a tutte le volte che ho cliccato un bottone, compilato un form, controllato una cosa, e questo ovviamente lo faccio per ogni volta magari che salvo un file. Quindi quante volte compilo un form, quante volte clicco su un bottone, tantissime volte. Con i test noi possiamo automatizzare tutti questi controlli e farlo in modo più veloce, perché comunque uno strumento automatico sarà sempre 10 o 100 volte più veloce di noi. Dovreste testare perché questi controlli automatici e veloci, una volta messi in piedi, ci sono per sempre. Tendenzialmente, se io sto sviluppando un prodotto front-end e implemento la prima feature, la testerò alla perfezione. Quando implemento la seconda, testerò alla perfezione entrambe. Quando testerò la decima, ma la nona, l'ottava, la settima, la sesta, non potrò controllarli, non potrò controllare tutto manualmente. Non solo, anche se io adesso sto sviluppando la decima feature e la decima feature la testo alla perfezione, quando fra un anno dovrò tornare sul progetto, non mi ricorderò tutto di preciso tutti i test che dovevo fare per le feature. Invece i test, una volta scritti, quei controlli ci sono per sempre. In più dovete scrivere test anche perché in questo modo non dovete modificare la code base per riprodurre alcuni edge case. Cosa intendo? Faccio un esempio: se io sto sviluppando un carrello o un form di login e devo testare come si comporta il front-end, quando il server, ad esempio, è giù, o quando il server mi risponde picche, come lo facciamo normalmente? Se non abbiamo qualcosa di automatico, vado a prendere la funzione che restituisce una promise che chiama il server e faccio un return secco di una finta promise, faccio un reject di una promise oppure una promise con un oggetto falso, e quindi io sto modificando la mia code base. Ovviamente poi, in base a quanto devono durare queste modifiche, magari faccio dei controlli. Se sono in produzione, comunque indipendentemente quel controllo non deve essere, non deve, questo finto return non deve essere eseguito, eccetera, eccetera, eccetera. In ogni caso, noi per riprodurre degli edge case modifichiamo la code base.
cosa non bella e o non sicura, perché spesso e volentieri i punti da toccare per simulare degli edge case sono tanti. Quindi questo è un altro motivo per cui dovreste scrivere test. In generale, grazie ai test, potete scrivere codice in modo sicuro. Indovinate chi dei due di questi paracadutisti, diciamo, chi dei due è quello che scrive test e quello che non li scrive invece. Non solo. Inoltre, dovreste scrivere test perché grazie ai test potete scrivere codice con meno responsabilità. Nel senso che quante volte nel vostro lavoro quotidiano vi capita che state lavorando al vostro applicativo front-end e avete paura che le modifiche che introducete vanno a rompere una funzionalità esistente? Ora, vi garantisco che come feeling il sapere che c'è qualcun altro, o meglio, qualcos'altro di esterno che controlla che voi non potete fare cazzate nel progetto è una sensazione fantastica, perché veramente potete concentrarvi solo ed esclusivamente su quella feature e rimuovere un sacco di pensieri e responsabilità. Quindi scrivere codice quando ci sono dei test che controllano in modo automatico se le funzionalità introdotte precedentemente continuano a funzionare è veramente fantastico. In questo senso dico che scrivete codice con meno responsabilità. Credetemi, in generale, scrivere test è come usare Git. Una volta che ci prendi la mano, non puoi più pensare di scrivere codice senza usarli tendenzialmente. Quindi, in generale, alcuni vantaggi dei test sono la confidenza e la sicurezza di quello che fate. Come vi dicevo prima, scrivete codice senza preoccuparvi di spaccare qualcosa di esistente. Il refactoring è reso possibile o facile, nel senso che per lo stesso motivo di aver confidenza in quel che fate, quando voi avete bisogno di toccare una parte di applicazione e avete paura che qualcosa smetta di funzionare, grazie ai test voi potete fare refactor, perché a volte non è la vostra scelta, voi dovete fare refactor, ma non siete sicuri delle conseguenze. Grazie ai test invece voi il refactor lo potete fare, perché voi in un certo senso avete congelato alcune funzionalità, perché c'è qualcosa che le testa in automatico, e a quel punto voi fate refactor e i test vi dicono cosa state combinando. Un esempio pratico, a me personalmente era successo più di una volta, ma ce n'era uno che è palese nella mia storia di sviluppatore, che era indicativamente 5 anni fa, quando ho fatto il mio primo progetto con Vue.js, e mi sono accorto tendenzialmente dopo un mese che l'approccio che stavo seguendo era sbagliato, diciamo, che avrei voluto fare un refactor totale, ma nel frattempo ne avevo implementate già parecchie di feature. Grazie ai test che avevo fatto, invece, non ho avuto questo tipo di problema. Ho potuto fare un refactor completo di tutto quello che avevo implementato e grazie ai test ero sicuro che le stesse funzionalità che prima funzionavano continuano a funzionare. In generale, i test fanno anche da documentazione. Ora, mi state chiedendo in che senso i test fanno la documentazione? Beh, vi faccio leggere tre descrizioni di tre test scritti per l'azienda dove lavoravo prima, che essenzialmente stanno descrivendo degli use case, cioè descrivono cosa può fare l'utente, cioè se l'invio di un recupero va a buon fine, l'utente dovrebbe vedere un feedback di successo. Se il recupero è stato fatto da qualcun altro, l'utente dovrebbe comunque vedere uno stato di successo. Se in una condizione particolare, che non sto a spiegarvi, l'utente comunque deve essere in grado di far ripartire l'intero processo. In questo senso vi dico che i test documentano, perché quando avete davanti tutte le descrizioni dei test una dopo l'altra, voi di fatto state descrivendo cosa fa il vostro applicativo. E anche qui, mi ricordo benissimo che nell'azienda dove lavoravo prima, quando ho dovuto fare passaggio di consegne del progetto su cui lavoravo, c'era una parte che era molto complessa e che quindi era stata testata bene come le altre aree, ma molto, molto più, molto più nel dettaglio. E allo sviluppatore che mi ha sostituito, ovviamente, ho dato un overview di come funzionava il flusso, ma poi con davanti i test, gli ho detto, i test ce li hai,
guardati i video di cosa succede dentro il browser, che ci sono tutta una serie di interazioni automatizzate, studiateli tutti, e in più, visto che i test ce li hai, ho gli ho dato anche un compitino che era inutile ma che gli permetteva di mettere mano alla code base, e controlla quali test si spaccano. E in più ti chiedo anche di implementarmi degli altri test. Il succo è che questo processo, che è molto complesso da spiegare, grazie ai test, il mio ex collega, che comunque era molto sveglio, ma grazie ai test è riuscito a metterci mano e prendere familiarità, sapendo quello che succedeva, in pochissimo tempo. Quindi, se i vantaggi sono così palesi, da dove si comincia? Allora, questa, la maggior parte di voi sicuramente la conoscono già, è la piramide dei test. Cos'è la piramide dei test? Una piramide che cerca di dividere i diversi tipi di test. Di solito nella parte bassa stanno i unit test, che sono dei test che essenzialmente voi scrivete per controllare singole unità del codice. Immaginatevi che il vostro applicativo front-end è composto da 1000 funzioni che parlano tra di loro. Un singolo unit test va a controllare una singola funzione. Essenzialmente invoco la funzione, controllo il valore restituito, per farla semplice. Stanno nella parte bassa della piramide perché? Perché sono velocissimi, invocare una funzione è un'operazione velocissima, ne scriveremo tantissimi, perché se abbiamo 1000 funzioni, magari scriveremo 10.000 test, o cercheremo di automatizzare in qualche modo, danno un valore relativo alla nostra sicurezza e confidenza, perché se io controllo che le mie 1000 funzioni funzionino prese singolarmente, non vuol dire che il progetto funziona. In cima invece stanno i test di interfaccia, dove letteralmente i test di interfaccia lanciano un browser vero, dove le interazioni dell'utente, compilare i form, cliccare sui bottoni, vengono automatizzate e danno una fortissima confidenza, perché se automatizzando le azioni che fa l'utente, io sono sicuro che l'applicazione funziona, punto e basta. Cioè, se il test passa, scusatemi, l'applicazione funziona, perfetto. Stanno in cima alla piramide perché di solito se ne scrivono molto pochi, perché di solito sono molto lunghi da scrivere, sono molto delicati, si spaccano spesso e volentieri, sono difficili, sono lenti da eseguire, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, io sono qui per cercare di consigliarvi un approccio profittevole, nel senso che, ricordatevi che, dicevo, una volta che entri nel mondo di test non esci più. Il mondo di test comunque è molto vario e di solito l'approccio convenzionale è quello di partire dagli unit test, cioè tutti, ovunque, consigliano di partire dagli unit test, perché sono test facili. Ripeto, chiami la funzione e controlli il valore restituito. Più facile di così si muore. Qual è il problema? È che appunto gli unit test danno una confidenza molto limitata. A mio parere è molto meglio partire dai test di interfaccia, anche se in teoria sono i più complicati, anche se ovviamente io sono Cypress Ambassador e mi sono innamorato di Cypress, perché in realtà Cypress rende facile scrivere test di interfaccia. Nonostante siano i più, sulla carta, più complicati, secondo me è molto meglio partire dai UI test, anche perché ogni progetto front-end ha bisogno di test di interfaccia. Non tutti i progetti front-end hanno bisogno di test di integrazione, non tutti i progetti di front-end hanno bisogno di unit test. Perché se io sto facendo il nuovo Facebook, io avrò tantissimi tipi di test di ogni categoria. Ma se io sto facendo una landing page che non deve fare altro che raccogliere l'email dell'utente, io scriverò probabilmente un singolo test di interfaccia e gli altri non mi servono, perché non c'è così tanto codice da testare. Quindi tutti i progetti hanno bisogno di test di interfaccia, non tutti i progetti hanno bisogno di integration test e di unit test. E adesso questo è un riassunto, ovviamente ci sono anche tanti altri tipi di test, però la tengo breve. Ora, c'è un altro motivo per cui secondo me partire, per uno sviluppatore front-end, partire dai unit test non è comodo e molto comprensibile. Ora, non mi interessa che leggiate quello che c'è nel video. Quello è un video, è uno dei tanti video, dove il mio terminale lancia una serie di unit test. Ora, è molto difficile, a mio parere. Cioè, se io sono sviluppatore front-end, io scrivo interfaccia.
E se io scrivo interfaccia, io scrivo qualcosa, i componenti, una pagina, un sito, che si può vedere. È strano testare qualcosa che si può vedere tramite il terminale, che notoriamente non ti fa vedere niente. È molto strano. E secondo me questo rende molto difficile capire alcuni concetti del testare applicazioni front-end. Mentre invece un test di interfaccia per uno sviluppatore front-end è molto facile da comprendere. Ripeto, questo è un video di Cypress dove si apre un browser. Questo browser è controllato da Cypress, è Chrome di fatto, o Chrome, o Firefox, o Edge. Apro il browser, carico la mia applicazione front-end nel browser, chiedo a Cypress di automatizzare alcune azioni che farebbe l'utente e io lo vedo quello che succede. Cioè, è molto facile capire cos'è un test e come comandare un test quando tu vedi il tuo applicativo front-end. E invece è molto difficile capirlo quando tu hai una serie di test che vengono lanciati all'interno del terminale. Quindi questo secondo me è la prima grossa discriminante che mi porta a dirvi, anche per mia esperienza diretta e di tutti quelli con cui ho parlato in questi anni, che è molto più concreto fare un test di interfaccia per uno sviluppatore front-end ed è molto più astratto invece per uno sviluppatore front-end lanciare i test nel terminale, perché è molto distante da quello che noi produciamo, mentre invece un test di interfaccia e noi sviluppiamo interfaccia, né più né meno. Probabilmente avete un sacco di dubbi. Ora, io in questo talk sono andato a... voglio cercare di rispondere alla maggior parte dei dubbi che ho avuto io quando ho dovuto approfondire l'argomento e che normalmente mi vengono fatti in tutti i talk in cui ho parlato dalle persone che mi hanno contattato. Ora, uno dei dubbi principali è che è difficile prendere familiarità con i diversi tipi di test e con tutti i concetti legati ai test. Questo, non ve lo nascondo, è vero, nel senso che ci sono tanti tipi di test e tanti concetti da imparare ed è un po'... spaventa un po' quando si approccia al mondo dei test. Ora, io vi consiglio di iniziare dai test interfaccia perché scegliendo esplicitamente un tipo particolare di test e ignorando tutti gli altri, le cose diventano molto più facili. Infine, quando noi parliamo di test interfaccia, ci sono solo due cose che dobbiamo tenere a mente. Che ci sono i test end-to-end. Cosa vuol dire fare un test end-to-end? Vuol dire che noi lanciamo un browser dove carichiamo il nostro applicativo front-end, automatizziamo l'operazione dell'utente e il front-end parla con il back-end. Quindi dietro il front-end c'è un back-end vero per quello che è end-to-end. Dall'utente le interazioni, il front-end al back-end. Questi sono i test end-to-end. E poi ci sono i test di integrazione di interfaccia. Cosa cambia? Non cambia niente perché c'è il browser, c'è il nostro applicativo front-end, ma non abbiamo un vero back-end. Al posto del back-end c'è lo strumento che noi stiamo utilizzando per scrivere i test, in questo caso Cypress, che intercetta ogni chiamata che il front-end fa verso il back-end, la blocca e risponde con una response statica. Quindi tenetevi a mente queste due definizioni e scordatevi tutte le altre, anche per questo che i test interfaccia sono abbastanza semplici perché non c'è molto da inventarsi. Un altro feedback che mi sento dire sempre è che non ho tempo per scrivere i test. Cioè, perché non ho tempo di scrivere i test? Magari tutti noi sappiamo che dovremmo scrivere i test, ma i test, in un certo senso, i vantaggi li portano nel medio e lungo periodo. Cioè, io oggi sto sviluppando il mio applicativo front-end, io oggi so come funziona, io oggi non ho bisogno di test, ok? Perché lo posso testare anche manualmente. Fra un anno ci torno su, grazie ai test io non introduco cazzate all'interno della mia codebase. Quindi il vantaggio è sempre domani, cioè io scrivo oggi i test per avere un vantaggio domani, ma io oggi ho delle deadline molto strette e quindi se io non riesco ad avere dei vantaggi oggi, io non posso scrivere i test, non riesco a giustificarli in nessun modo, quindi non li scrivo. Beh, vi dico che, in generale, come da sviluppatore front-end, lavorare senza un back-end è un vantaggio che si ha nel brevissimo periodo. Come vi dicevo prima, i test sono end-to-end, dove c'è il back-end, o degli UI integration test, dove il back-end non c'è. Per me,
io mi sono abituato ormai che quando devo implementare una feature, facciamo i vari meeting, i backender mi danno, non mi interessa quando lo svilupperanno, se prima o dopo il frontend, i backender mi danno quali sono le response che avrò dalle loro API e a quel punto io sviluppo completamente il frontend senza il backend. E è un vantaggio in termini di performance, nel senso che spesso e volentieri, se noi abbiamo i server di staging su AWS, sappiamo benissimo che magari li paghiamo di meno e sono più lenti. Dall'altra parte, io non devo aspettare il backend per scrivere il frontend. Quindi io nell'immediato ho questo vantaggio, anche perché ricordatevi che quando uno strumento come Cypress intercetta le chiamate e risponde, è immediato, cioè a tempo zero. Quindi poter lavorare sul front-end con un back-end finto e immediato è un vantaggio che io ho nel breve periodo. In più, io automatizzo i controlli manuali. Quando vi parlo di test, stiamo parlando di un flusso automatizzato che deve controllare qualcosa. Ora, come vi dicevo prima, i miei controlli manuali sono lenti, i controlli automatici di Cypress invece sono veloci. Quindi, se io invece di implementare una feature e poi scrivere i test, cioè quando implemento una feature io comincio a implementarla, controllo cosa succede nel frontend, modifico, controllo cosa succede nel frontend, aggiungo una piccola feature, controllo cosa fa nel frontend. Quando tutto funziona, scrivo i test. Ora, se noi invertiamo questa fase, cioè quindi, tanto quei controlli che io farei manualmente sono sempre gli stessi, quindi se sto implementando il form di login, implemento il campo di input, io non controllo personalmente, direttamente o manualmente nel browser che il campo di input funziona. Io prendo Cypress, che è più veloce di me, comincio a scrivere il test e lo faccio interagire al campo di input. Programmo un altro campo di input, faccio interagire Cypress con un altro campo di input, aggiungo il bottone e faccio interagire Cypress col bottone. E io mi sto evitando, ovviamente poi man mano ogni volta che io salvo, che salvo il mio progetto front-end, i test partono in automatico, ce l'ho davanti e li vedo. Quindi anche nel quotidiano avere dei test automatici invece dei miei test manuali mi permette di risparmiare parecchio tempo. Basta che io non scrivo i test dopo aver implementato la feature, ma li scrivo durante e poi solo alla fine li controllo manualmente e vado a risparmiare un sacco di tempo. In più, chi di voi, cioè vorrei sapere quanti di voi non fanno dei piccoli refactor mentre implementano la feature, cioè io sto implementando una feature, ho fatto analisi, ho fatto progettazione, eccetera, ma comunque più di una volta mi capita che mi accorgo che non avevo fatto l'analisi corretta, non avevo tutte le informazioni corrette, non avevo fatto la progettazione corretta, quindi devo modificare quello che ho fatto, cioè è pomeriggio, devo modificare quello che ho fatto alla mattina. Se io ho i test, questo refactor lo posso fare in modo sicuro. Se io non ce li ho, non posso. Quindi il refactor non è solo domani, ma è anche nel quotidiano. Grazie ai test io risparmio tempo, quindi se io risparmio tempo perché non ho il backend, se io risparmio tempo perché i controlli automatici sono più veloci dei controlli manuali, e se posso fare il refactoring senza dover ricontrollare manualmente tutto quello che ho sviluppato fino ad ora, questi sono vantaggi che io ho nel breve periodo. I vantaggi che poi abbiamo nel medio e nel lungo periodo li conosciamo tutti, ma questi di cui vi sto parlando sono vantaggi che ho nel brevissimo periodo, ce li ho oggi. Quindi il non ho tempo è relativo. Serve un attimino per entrare, per prendere confidenza su come scrivere i test, ma è comunque relativo. Un altro feedback che mi sento dire spesso e volentieri è che i test sono fragili. I test continuano a spaccarsi, io devo continuamente aggiornare i test e spendo più tempo ad aggiornare i test che a lavorare sulla mia codebase. Ora, cambio un secondo discorso perché è collegato. Gli utenti di un applicativo front-end, agli utenti interessano le feature, non i dettagli tecnici. Cioè, agli utenti che utilizzano il nostro applicativo front-end, non gliene frega niente di se i dati stanno in Redux, in un context o nello stack di un componente, o se stiamo usando Angular o React, o quante volte si renderizza il componente. Gli utenti si preoccupano solo delle feature, che possono loggarsi, che possono acquistare un prodotto, che possono fare quello che si aspettano, quello che il motivo per cui stanno usando il nostro applicativo front-end. Perché vi dico questo? Perché
Noi normalmente ci viene, come programmatori, ci viene facile scrivere test da programmatori. Cioè, voglio controllare cosa c'è nello stato del componente, voglio controllare cosa c'è nella variabile privata della classe, voglio controllare che in Redux ci siano i dati che mi aspetto. Questi sono test da programmatore, non sono test da utente. Noi i test li dobbiamo scrivere come se fossimo l'utente. Ho compilato il form di login, ho cliccato submit, devo essere mandato alla mia pagina privata. Il come non è importante. Anche se Angular, React o Vue non è assolutamente importante. L'utente interessa che le cose funzionino, quello c'è sotto non gli interessa assolutamente. Quindi vi dico che nel 90% dei casi i test fragili è a causa del fatto che non sappiamo scrivere test da utente, ma scriviamo i test da programmatore. Ci vuole un pochino di esperienza, ma è abbastanza un punto di svolta. Altra cosa che mi sento dire ovviamente spesso e volentieri è: ho cominciato a testare, ma i bug finiscono comunque sempre in produzione, quindi se io scrivo test ma non si riduce il numero di bug, perché sto investendo tempo nello scrivere test? Qui il problema è sempre il solito, cioè se noi partiamo dallo scrivere unit test, se noi entriamo nel mondo dei test, che è un mondo comunque ampio, iniziamo a farlo scrivendo unit test, gli unit test non ci coprono dai bug che finiscono in produzione, ci coprono... Cioè, assolutamente non ci coprono. Quindi, se noi non siamo esperti e partiamo da questi tipi di test, in un certo senso investiamo molto tempo con poco ritorno. Motivo per cui, a mio parere, uno sviluppatore front-end che si affaccia al mondo dei test deve partire dai test di interfaccia, non dagli unit test, perché i test di interfaccia ti prevengono da mandare bug in produzione. Gli unit test, no. Questo è il vero problema, a mio parere. Spesso e volentieri mi sento dire che è difficile capire cosa succede nell'app quando stanno andando i test. Ora, è lo stesso problema di cui sto tornando sopra spesso e volentieri in questo talk. Uno unit test, o comunque diciamo i test lanciati nel terminale, sono veramente difficili da debuggare, soprattutto perché devono testare qualcosa che è legato all'interfaccia, all'interazione dell'utente, al browser. Quando invece è molto più facile controllare, debuggare un test di interfaccia, perché in un test di interfaccia tu hai davanti il tuo browser, con davanti l'applicativo front-end, devi aprire i DevTools. Magari non è al 100% come farlo direttamente nel browser, senza lo strumento di test, ma vi garantisco che è 100 volte più facile di debuggare un test nel terminale. Motivo per cui spesso e volentieri anche chi è esperto è più portato a scrivere test di interfaccia rispetto a unit test o test che comunque devono essere lanciati all'interno del terminale. Altra cosa che sento spesso e volentieri è che se non faccio TDD, non sto testando. Cioè, come dire, se io non faccio... TDD vuol dire Test Driven Development. È un approccio di sviluppo che ribalta completamente il concetto di il flusso, il modo in cui sviluppiamo. Cioè, normalmente sviluppiamo una feature e scriviamo dei test per controllare che tutto funzioni. Il TDD fa la cosa opposta, cioè prima scrivi i test e poi scrivi il codice che deve soddisfare i test. È un approccio completamente diverso, molto valido, ma c'è il concetto sbagliato che se non faccio TDD non scrivo test. Ma questo è come dire che se non faccio extreme programming non sto programmando. Parliamone. Cioè, io vi dico, fare TDD richiede un contesto di flussi aziendali e di team che sono molto particolari e difficili da trovare, perché richiedono essenzialmente che le specifiche siano al 100% chiare prima di scrivere il codice. Ora, chi di voi si trova con delle specifiche chiare al 100% prima di scrivere il codice? Io vi dico seriamente, dimenticatevi, se non siete già degli esperti, dimenticatevi del TDD. Ogni volta che vi viene il dubbio che se non fate TDD non state testando, dimenticatelo. Ripeto, finché non siete esperti, dimenticatevi del TDD. E se non credete a me, che sono... mi viene da dire l'ultimo dei piri, ma facciamo l'ultimo arrivato, vi riporto un tweet di Kent Dodds che dice la stessa cosa. Mi piace fare TDD, ma lo faccio nel 5% del tempo in cui scrivo test. Per il resto del tempo scrivo test,
e penso che questa cosa vada bene. Quindi veramente dimenticatevi del TDD finché non siete degli esperti. Un'altra paura, un altro feedback che mi sento spesso volentieri è che la paura del code coverage. Ora, se non sapete cosa sia, il code coverage è essenzialmente una misurazione di quanto codice è stato testato. Cioè, noi scriviamo dei test, i test eseguono il codice e ci sono strumenti che sono in grado di capire quali linee di codice sono state eseguite dai test. Di solito si dice che un buon livello di code coverage è l'80%, quindi i test devono controllare almeno l'80% di code coverage. Ora, il code coverage, spesso e volentieri si usa questo 80% per dire come obiettivo, cioè dobbiamo avere l'80% di code coverage. E gli sviluppatori se ne inventano di ogni per raggiungere questo 80%, spesso e volentieri, cioè io posso anche scrivere i test che non testano niente solo per raggiungere un certo livello di code coverage, ma in generale il code coverage è uno strumento, non è un obiettivo, è uno strumento che mi permette di capire cosa ho testato e cosa no. Non è un obiettivo, è uno strumento. Io, grazie al code coverage, scopro cosa non ho testato, ma cosa non ho testato volontariamente, cioè a volte l'avrò dimenticato, ma altre volte l'ho fatto volontariamente. Ma in ogni caso, se siete nuovi al mondo dei test, dimenticatevi cos'è il code coverage. In più vi dico un'altra cosa. Se voi scrivete unit test, se comunque qualcuno vi obbliga, se voi volete averlo questo code coverage, quando voi scrivete unit test o test che testano piccole aree di codice, voi avete un basso code coverage, perché se voi avete nel vostro applicativo 10.000 funzioni e scrivete dei test che ne controllano 200, avrete un code coverage che bene 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 che vi va è il 2, 3, 5% della vostra code base, perché voi eseguite con i vostri test eseguite piccole porzioni di codice. Un test di interfaccia, al contrario, ha un altissimo code coverage, perché quando voi lanciate un flusso utente che deve controllare il carrello, interagendo col form e cliccando su compra, voi avete eseguito tutto il codice, quasi tutto il codice del carrello. Un test di interfaccia ha un altissimo code coverage e Cypress vi permette anche di esportare il code coverage. Un'ultima cosa molto, ma molto, ma molto importante. In generale, il vostro codice fa letteralmente schifo. E è difficile scrivere test per codice che fa schifo. Dico una cosa, anche il mio fa schifo, non è che io sono bravo e voi non lo siete. Allora, in generale, il nostro codice non è granché. Ed è difficile scrivere codice, scrivere test che testino un codice scritto male. Perché ve lo sto dicendo? Perché gli unit test testano il codice, ok? E se io ho codice scritto male, io farò fatica a scrivere test che testano il codice, perché se una funzione è scritta male, farò fatica a invocarla e controllare cosa fa, perché questa funzione ha side effect, perché ha delle dipendenze esterne, perché ha troppi parametri, troppe combinazioni, eccetera, 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 eccetera. Ora, la maggior parte delle volte si fa una fatica esagerata a scrivere test, perché si scrivono unit test, e si scrivono unit test senza che ci sia del buon codice da testare. Un test di interfaccia, invece, altro motivo per cui voi dovete parlare, a mio parere, dovete partire dai test di interfaccia. Il test di interfaccia non testa il codice, testa l'applicazione. Cioè, se io sto testando che un carrello funzioni, che il form del carrello funzioni, quel form del carrello, se io ho scritto codice di merda, ma alla fine sta in piedi, il carrello funziona. Ok? Quindi voi potete scrivere i test di interfaccia per il carrello, anche se il codice fa schifo. Non potete farlo invece se voi testate le singole unità di codice che lo compongono, perché è scritto male e spenderete una quantità di tempo indescrivibile a scrivere i test senza averne tanto un vantaggio. In più, quindi, i test di interfaccia vi permettono di evitare di affrontare il fatto che il vostro codice fa schifo e vi permettono anche di refactorarlo, perché se voi avete scritto per implementare il carrello avete scritto il codice di merda, quando avete dei test di interfaccia che controllano che ci si può interagire e quindi in un certo senso hanno bloccato quelle funzionalità e lo testano,
voi potete anche fattorare quel codice di merda e scriverlo meglio, o potete anche tenervelo, però grazie ai test di interfaccia lo potete fare. Con gli unit test invece vi complicate solo la vita. Mi sono dimenticato una cosa, intendiamoci, io non ho niente contro gli unit test, niente contro i test lanciati nel terminale o test di basso livello, ma questo talk non è per dire, non è per fare battaglie contro un mulino a vento per dire cosa è meglio, cosa è peggio. Questo talk è destinato a chi attualmente non testa, fa front-end e non testa. E vi sto dicendo, vi voglio suggerire da dove entrare nel mondo dei test. Quindi, una volta che siete dentro, poi negli anni scoprirete da soli che tutti i test hanno un valore, tutti i test li scriverete. Ma all'inizio è meglio, a mio parere, che voi scriviate solo i test di interfaccia. Fino adesso vi ho parlato genericamente di test di interfaccia e spero di non deludervi, ma io non vi racconterò quasi niente di Cypress. Ha una fantastica documentazione, ci sono un sacco di risorse, ci sono un sacco di miei talk, adesso vi darò un link a un sacco di corsi e articoli. Ripeto, questa sera non volevo raccontarvi di Cypress, ma volevo raccontare agli sviluppatori front-end e volevo convincere gli sviluppatori front-end a cominciare a scrivere test utilizzando Cypress. Cypress è uno dei tanti strumenti che permettono di rilanciare un browser e automatizzare le azioni che fa l'utente. Una cosa fantastica di Cypress, che è unica, è quello che voi vedete sulla sinistra dell'applicativo front-end, quella serie di test con le spunte verdi. Il test runner che vi dà un feedback di cosa succede dentro l'applicazione front-end. Perché lo dico? Perché Selenium, Puppeteer, TestCafe e chi più ne ha più ne metta hanno tutti il problema che vi lanciano un browser, automatizzano le azioni dell'utente, ma voi non avete un feedback. E vi garantisco, ho scritto anche un articolo in merito, che è veramente difficile a volte capire cosa... Quando il test fallisce, è difficile capire cosa non funziona. Perché è il mio applicativo front-end o è come io uso lo strumento che non sta funzionando? E debuggarlo comunque non è facilissimo. Con Cypress debuggare i test è facilissimo grazie a quella colonna sulla sinistra con un elenco di tutto quello che sta succedendo all'interno del front-end. Come vi dicevo, queste slide sono pubbliche e vi mando i link. Io vi ho linkato anche una serie di risorse, diciamo, ordinate in base al tempo necessario per leggerle. Cioè, tutti questi sono articoli abbastanza veloci, alcuni sono miei, alcuni non sono miei. Vi ho linkato un paio di corsi da seguire e anche delle risorse un pochino più lunghe, cioè sono risorse che impiegano ore per essere lette, sono molto utili, io ve le linko. In generale vi ringrazio, questo è il link per le slide e comunque le metterò anche sui miei social, comunque le manderò anche a Matteo e intanto ve li mando. Mi sono reso conto solo adesso che non posso commentare pubblicamente, allora io le mando a Matteo e Matteo... Ci penso io. Perfetto. Quindi, in generale, vi ringrazio e prima di passare alle domande, ve ne anticipo io due o tre, pertanto so che me le farete di sicuro. Uno, Cypress è open source, addirittura il team interno usa GitHub pubblicamente anche per tutti i task interni, il motivo per cui trovate tipo che ha 1000 issue su GitHub perché loro se lo usano anche internamente. È open source, è gratis, voi pagate Cypress solo se volete registrare i video dei test e se volete che le registrazioni siano uploadate sui loro server. In tutti gli altri casi Cypress è completamente gratuito. Altra domanda che mi farete di sicuro è se Cypress supporta tutti i browser. Vi dico già che Cypress non supporta tutti i browser, supporta solo al momento Chrome, Firefox e Edge maggiore dell'80, quindi di fatto è ancora Chrome. Arriverà il supporto a Safari, non arriverà mai il supporto al mobile, cioè voi avete i DevTools con i quali potete simulare ovviamente tutte le media query, ma non arriverà mai il supporto mobile. Io vi dico che il voler testare su tutti i browser, lo dico per esperienza, è molto, molto, molto sopravvalutato. Perché richiede tantissimo tempo e normalmente non ripaga, anche perché normalmente
dipende ovviamente dal vostro progetto, ma nel 90% dei casi i problemi sono magari di tweaking CSS più che di JavaScript. Quando noi automatizziamo l'interfaccia stiamo controllando che JavaScript funziona, non che CSS funzioni. Poi, se voi lavorate su dei progetti dove avete assolutamente bisogno di testare su browser particolari, che può essere U11 o Safari Mobile, eccetera, vi dico che di non usare Cypress, ma di usare Test Cafe. Ma, ripeto, ve lo dico per esperienza, i test su tutti i browser sono molto, molto, molto sopravvalutati. Di solito uno parte e dice, no, ma io se non testo almeno su 7 browser diversi, non ha... cioè, posso anche non scrivere test. Vi dico che lo dico perché scrivere test ha un costo e Cypress abbatte tantissimo il costo dello scrivere i test. Testare su tutti i browser è molto lungo. Se il problema è il CSS, esistono un altro tipo di test che è il visual regression test, cioè essenzialmente le pagine vengono testate confrontando due immagini PNG e vedendo se è cambiato qualcosa, e questo ovviamente è integrabile in Cypress come in tutti gli altri strumenti. Quindi vi dico, non scegliete lo strumento perché volete testare su tutti i browser. Se sapete che dovete farlo, bene. Se no, no. Eventualmente è meglio spendere 10 minuti o 20 minuti di una persona umana a testare qualcosa sul singolo browser rispetto a spendere un mese a cercare di scrivere tutti i test che vanno su tutti i browser, ve lo garantisco. Anche perché poi sarebbero test così lenti che voi alla fine li togliete dalla code base, quindi avete sprecato tutto. Grazie Stefano, grazie della presentazione. Allora, abbiamo 5 minuti per le domande, così siamo poi nei tempi anche con... Ok, allora scusami solo un secondo, Matteo, che mentre rispondo alle domande, vai. Andate pure a questo link dove Cypress vi chiede dei feedback su questo talk, però a voi vi spedisce a casa una maglietta gratis di Cypress. Stefano-M soltanto? È quello che vediamo lì, così lo mando, esatto. Anche sul... Ok, sì. Mandato anche lì. Vado diretto sulle domande che abbiamo poco tempo. Allora, vabbè, innanzitutto c'è stata parecchia approvazione e contrasto sulla definizione di non partire gli unit test. In particolare, parlo per mia esperienza personale, anche il discorso del classico articolo dove c'è somma di A più B e faccio il test... il classico articolo del testing TDD, poi nell'attico pratico, quando uno lo prova a mettere in esecuzione in un progetto senza grosse linee guida, magari è il primo del proprio team che vuole provare ad adottare una cosa del genere, è difficile, per come, ecco, com'è la letteratura secondo me attualmente, che parte probabilmente più da un ambito di back-end, quindi anche le noie sul discorso dello unit test che ho letto un po' sono anche dovute da chi viene poi dal mondo back-end, che ha delle logiche diverse, a mio avviso. Sì, infatti sto anche leggendo le domande, così nel frattempo, esatto, poi ho le risposte. Perfetto. E quindi anche lì molto secondo me è la parte di letteratura che c'è sul front-end, che partire dallo unit semplice è difficile. Però questa è la mia opinione personale sull'approccio, mi è piaciuto molto. Vado sulle principali, reparti sullo unit test che costa. Rispondo a Alessio, che giustamente ha fatto una domanda molto pertinente. Alessio chiede, ok, se tu scrivi degli test interfaccia, tu come fai a recuperare gli elementi con i quali interagisci? Cioè il bottone che va recuperato, con la quale tu dici a Cypress, guarda, clicca quel bottone, tu normalmente lo recuperi con un selettore che può essere basato sulla classe, sull'ID, l'XPath, quello che vogliamo. Questa è una domanda molto corretta. Io non ne ho parlato, ma se ne parla molto nei link che vi ho mandato, nelle slide. Il problema è che anche recuperare gli elementi dalla pagina utilizzando i selettori è uno step da programmatore. Cioè, solo un programmatore riesce a recuperare un bottone della pagina con un suo selettore. L'utente lo recupera tramite il testo, perché se io ho un bottone con scritto login, l'utente preme sul bottone login. Se il bottone ci fosse scritto logout, non lo preme per loggarsi, oppure se non ci fosse il testo, non lo premerebbe. Anche questo fa parte di ciò di cui dicevo prima, cioè i test vanno fatti come l'utente, non come il programmatore. Quindi se io devo recuperare il bottone dalla pagina, io dovrò andare all'interno magari del div del form, ma lì dentro io non cerco il bottone, io cerco ciò che ha scritto login.
Quindi io recupero gli elementi della pagina in base al testo, che è lo stesso testo che vedrebbe l'utente. Un campo di input non lo recupero tramite il suo ID, ma io lo recupero tramite il placeholder, oppure tramite la label. Uso i testi per recuperare gli elementi della pagina, esattamente come farebbe l'utente. Poi Emanuele... parlava degli unit test, nel senso che gli unit test ti permettono di scrivere codice migliore. È vero. Cioè, quando tu... Se tu non riesci a scrivere test per il tuo codice perché il tuo codice è scritto male, tu sei obbligato a scrivere un codice migliore grazie agli unit test. E questo è vero. È difficile per un neofita. Per un neofita è molto difficile questa cosa e solito richiede parecchio tempo, motivo per cui in genere uno, a mio parere, comincia a scrivere gli unit test, si accorge che è complicato, la colpa dei test. Quanti di noi fanno lo step del cavolo, il mio codice fa schifo? È difficile da fare come step. Secondo me è uno step che viene con l'esperienza dei test, ma non viene come prima esperienza con i test. Motivo per cui io comunque, anche se gli unit test ti fanno scrivere codice migliore, io sconsiglio di partire dagli unit test come primo tipo di test. Ti riporto invece una domanda che arriva dal canale Slack, tra diverse. Allora, secondo te, chiede Marco, qual è il giusto bilanciamento in termini di tempo di test su una CI? In altre parole, test lunghi portano a feedback lenti su CI, ma la definizione di lento potrebbe essere un range soggettivo. Secondo te qual è un range accettabile? Allora, secondo me è ancora non è neanche una questione di CI, perché come io ho consigliato di usare i test, allora, scrivere i test veloci, anche quello serve fare un pochino di esperienza e Cypress permette di farlo in modo abbastanza facile. Allora, uno degli obiettivi principali dei test è la velocità, o meglio, non devo mai sacrificare la qualità di un test per la velocità, ma devo impegnarmi molto per far sì che siano veloci, perché più sono veloci, più io utilizzo nel quotidiano. Ancora prima della CI, che ci impieghi 3, 5, 10 o 20 minuti, che ovviamente è molto importante. Ancora prima, se io uso i test mentre scrivo il mio front-end, i test devono già essere veloci per me. Quindi quando io i test li scrivo veloci per me, poi diventano veloci anche in CI. Poi, se io scrivo test per il front-end senza il back-end, lo facevo nell'azienda dove ero prima, io avevo tendenzialmente qualche centinaio di test di front-end senza back-end, che in media ogni test impiegava 2 secondi ad essere eseguito, anche per flussi molto, molto lunghi, quindi in media 2 secondi. I test end-to-end, quelli che avevano il back-end, io ne avevo giusto una ventina invece nella Codebase, perché quelli erano test che in media impiegavano 20 secondi l'uno per essere eseguiti. Quindi in CI quanto potrebbero durare? Quello dipende più dal progetto. Però far diventare i test veloci è uno degli obiettivi principali. Obiettivo. Perfetto. Stefano, ci sono qualche altro sulla diretta? Magari poi te li passo, chiedo di scriverli anche in chat su YouTube, su Facebook, così in qualche modo riusciamo anche a rispondere via chat. Ci sta. Ti ringrazio. Emanuele chiedeva di vedere codice che ci sta. Infatti questo talk non mostrava volutamente codice. Vi dico, andate sulla documentazione di Cypress e cominciate a studiarvelo, o guardate sul mio GitHub, perché sul mio GitHub ci sono molti altri talk dove ci sono anche delle repository di esempio dove ho tutto il codice di Cypress commentato riga per riga spiegando cosa faccio. Quindi andate sul mio GitHub, eccolo qua, questo è il mio GitHub, lì trovate una squintalata di esempi e repository. Ho finito. Stefano, grazie mille, grazie dell'intervento e speriamo di rivederci su Roma.js. E magari se rimani poi ci facciamo un saluto alla fine e ti ringrazio. A presto, ciao Stefano.